Compagni, vediamo un po'. E dove trovo? Ok, weather forecast, perfetto. Una realtà mi mancava, però ottimo. Allora, oggi la pioggia dice... Come si chiama la nostra cosa? Skullkeeper? Hanno il signore cinere loro. Ok, Skullkeeper è la nostra? Sì. Sì, si sta muovendo verso Skullkeeper, secondo le loro previsioni. Ok. Loro stanno combattendo col signore cinere. Ho visto un lapillo... Skullkeeper in 6 minuti. Non sono capitanati. Oh, proviamo. Proviamoci, dai. Allora. Vale. Dai, sono carico. Facciamoci. Io penso che non mollerò la nave e dovrei fare tutto a parte a un certo momento. Quando arriverà la pioggia di fuoco per puro culo, mi piacerebbe tanto. Bellissimo quel forecast di fianco, nel senso dovrei essere un vero navigatore. Ci vuole anche l'eco scandaglio. Pum! vedo un po' di carne in mano sulla destra. Ah, ma gli stanno sparando con il cannone. Sì. Ottimo! Avranno poche palle, diciamo, di cannone. Diciamo meno ottimo perché vuol dire che sono in nave, però... A parte che la tempesta arriverà in meno di... Sì, di cioè la tempesta è già qua. Probabilmente il centro della tempesta sì, tra 7 minuti ci passa sopra. Però la cosa bella è che il cinero quando sarà in fase 3 tipo gli farà la pioggia sicuramente in nave. Sì, quello sì. Quindi possiamo fare tranquillamente dei passaggi veloci. E provare a indebolirli man mano. Tanto loro a breve avranno una nave che si tratta su se stessa. Beh no, sono vicino a porto. Ah, è vero, bravo. Iniziano a allentare. Hanno solo ripartiti? Sì, non lo tiro. Sì, sta girando. Che parte ne avere. Ok, adesso lo rizio vero. Troppo adesso. Sta facendo la mossa! Cerchiamo di farli stare lì, bravo! Ah, ho appena finito, boh, forse è appena finito, vabbè sparo allora. Ho presi! Sì, penso li hai presi, si li hai presi, ma tutto. Provare a utilizzare cose che non dovrebbero prendere. Ah, ho preso me. Non posso sterzare così agilmente come vorrei. Anzi, non posso proprio sterzare perché abbiamo tutto distrutto. Guarda, forse non bene, mi stanno ancora col bene. Adesso mi tutti. Vabbè, tanto loro hanno anche la tempesta, dovrebbero stire. Guarda quanta cazzo di rabbia stanno usando, come fanno ancora a prenderci? Stanno girando, più che noi finiamo. Sì, lo so, però non posso ancora girare. Adesso posso. Io lo metto un po' troppo sotto. Ci sì, sto facendo una bomba alla vela. Ok. Ok, guardo un attimo l'albero. Ok, albero a posto. Sì, c'è da dire che loro adesso dovrebbero essere... Sì, ne hanno tirato su due alberi di tre. Però possiamo riprovare a... Sto già pronto, possiamo riprovare l'altro. Sì, siamo nella tempesta, quindi qualcuno deve essere preparato al loro timone. Mentre noi siamo avvantaggiati proprio perché... Provo a sparare così. No, sì, non si prova a passare di lì. Ma sono a distanza subito per loro. Ragazzi, abbiamo passato l'angolo brutto. Mi ha preso un albero, hanno solo l'ultimo che è giù. Non ho fatto mai riparare, non ha succhiato.
dai, tiro di ascendere sotto, no? Io tiro. Ah no, ok, vabbè, allora provo un attimo a ripararlo io. Spero di farlo di più. Lo sai per perdere, però. Mentre l'acqua sotto c'è la mettere lo scopo. Sì, sì, sì. Ce ne puoi solo riparare, così almeno poi li mettiamo in difficoltà. Colpi, no. Loro stanno cercando di scappare. No, certo, certo. Ok, adesso ne siamo più o meno a posto. Posso provare a ridarti tutto quello che voglio. Merda, che palla, quanto che cazzo. Ho dovuto alzare tutto per non schiantarmi, ok, stiamo riprendendo velocità. Cosa bella è che la tempesta non gli permette di andare full operatività. Ma guarda un attimo sotto, ricaricati e... Ok, perfetto, proviamo a vedere se riusciamo a rompere il cazzo ancora un po'. Fammi provare delle buone strategie, bravo, vai. Poi di colpi lontano, è una bella superficie. Devo prima poi riprendere anche un po' del cannone, noi no. Allora, Fede, lo so quanto è una merda questa mare, però... No, non importa, è una merda anche per loro. Anzi, soprattutto per me. Bravo! Sono vero che cerchi di mettersi a tiro, la realtà di sul culo. Uno è rimasto su perché mi sa che sì, ha cambiato fare. Ha fatto un affondato. Cosa devo cambiare di lato perché sennò siamo troppo esterni all'isola. Okay. C'è passato qualcuno sotto probabilmente, sì. Finito cadendo, morto. Ottimo. Non era neanche full, ok, abbiamo provato a sparare. Stanno incagliando sull'isola, ottimo. Sparano anche più male, sì, poi per favore. Occhio, che prendiamo botte adesso. Okay. Ah no, no, non guardare troppo gli alberi. Siamo per il giorno, devo guardare sotto, mi sa. No, è bellissimo però. Fatto? Ci siamo. Abbiamo la loro portata, però loro sono messi male. Ok, provo a sparare ancora un po', provo a ponere la costruttiva. Io sono a secchiare un po' pesante, mi okay. Sono anche loro. Uno è morto. Guarda un attimo. Sono affondati, sono affondati, sono affondati. Ok, e tieni la nave, penso solo a tenere la nave. Allora. Ok, sto riparando. Ok. Adesso potrebbe salire qualcuno perché siamo sopra dove sono andato. C'è il signore Cineo che fa. Allontana, sì, dovremmo essere già fuori portata. Provate l'acqua bollente, ce l'abbiamo. Ah, ok, possiamo qui. Ok, finita. Uno di loro probabilmente sull'isola. Ok. Vabbè, tanto il loro cinero lì romperà il cazzo tantissimo, quindi. No, è solo che non lo finisca. Non so, per incolarsi la chiave. Ok. Eh sì. Oh, che scelta! Vabbè, prima pensiamo al loot qua, poi... Madonna!
Posso andare sull'isola a finire il boss? Sì, io vado, vado sull'isola a vedere dove l'altro, se c'è un altro. Avevano una bandiera a Atena, avevano... Sì. Il boss mi ha colpito. Sì, sì, cerco di aggrarlo. Sì, vabbè. Ancora mi ha colpito, aspetta che okay, devo mangiare. Ok, mi ha aggrato. In teoria. No, ce l'ha comunque con la nave. Non so per quale motivo. Guarda che quello da mille persone, quel cazzo di boss. Non è che ci abbiamo attaccato a bordo. Non lo so. Vabbè, adesso ne finiamo. Dove sta facendo di nuovo l'eruzione? Oh, l'eruzione sta... Oh, merda. Vabbè, io provo a raccattare tutto lo stesso. Risorse ha frega finito l'eruzione. Sì, sì. Guarda, ci prendiamo la cosa delle cime e ce ne andiamo sì, fuori sì, da sì, certo. Porca madonna. Che cazzo di posizione è sto boss di merda? Continua a colpire la nave. Io ogni tanto che... Cioè io sono letteralmente nel suo culo che continua a spadarlo. Sì, dopo direi di dare un po' di fuoco alla nave o così, giusto per capire se si può fare. Comunque se vuoi qua ci sono dei tridenti. Allora ci siamo lì. Mi guardo un attimo se c'è qualcuno in coppa. Da sotto. Coppa non sembra esserci nessuno. Ma piove. Sì, per l'eruzione, per l'eruzione. Ok. Vai, prendi, ho sentito sull'albero. Merda, non ho più legno. Prenditela e squagliatela. Tucker, se no. No, vabbè, Tucker sopra non ce ne sono, guarda un attimo gli spot. Sì, c'è uno, merda, mi ha ucciso, è morto anche lui, però, sì, okay, è morto io, anche lui. Arrivo. Tu resta in fretta che sì, io... Sì, lui ha fatto saltare tutto, vabbè, il forziere lo stavo portando fuori, ma dovrebbe essere sulla rampa del forte, se non c'è nessuno. Ok. Sì, dovrei averlo. That wasn't really smart, man. Sì, è sulla rampa, ha preso. That was funny, no? Yeah, but you lost it. Non dirlo così, cazzo, cazzo! Mi sono dimenticato un buco e porca troia sto andando giù la nave. Io sono in nave, Paul, sono in nave. Ah, ok. Ho preso quello, tieniti pronto per pianarmi. È pronto che di fianco ce l'avevo un posto. Cazzo, via. Tutto a sinistra! Però un posto due passi! Cazzo, c'è un gallone dietro di noi! Merda, sono loro!
pronto a droppare la cazzo di chest, sì. Per tutto il resto. Vaffanculo il resto. Manco il resto. Pal, siamo degli streamer. Scusami, vado un secondo a toccare i regali generosi, abbi pietà di me. Così almeno facciamo la achievements e torniamo qua. Anzi, faccio credere che sono ancora sul forte. Magari si distraggono. Anzi, seguono te in diretto o vado un attimo a seppellire un po' di cose? Sì, mi stanno seguendo diretto. Ottimo, allora dimmi quando sei a 3 minuti dal coso che ritorno. E mentre cerco di seppellire un po' le cose di valore. Beh, 3 minuti all'avamposto probabilmente ci sono già adesso. Ma ti darei più tempo, cioè nel senso. Sì. Tanto è quasi controvento l'avamposto, quindi cioè loro non ci arrivano prima di me. Sono già sulla mia coda. Vabbè, che cazzo disse? Cioè ho solo qualche problema a tenere la nave a vendere senza fare casino. Ah, sì, dimmi quando devo tornare. Ok, Humble Gift toccato. Seppellisco, diciamo, la cesta. Sì, seppellisce ancora una cosa e poi prendi la sirena. Sì, sì. La me la fa seppellire, che devo mettere nei posti dove non si vede. Ok, seppellendo, poi vado alla sirena. Me la fa seppellire in canestro. Ok, ti seppellite ancora le due. Ah no, ultima. Pam, pam. E mo si vola verso la sirena. Sono quasi alla sirena. Sì, sì. Io sono quasi sovrani. Presa la loro sirena. Loro probabilmente stanno cercando di canoneggiare qualcuno, ma non troppo tardi, sono un po' lontani loro. Schermo nero, ok, ci sono in cave. Vai Fede, sei tutti noi. Inizio a mettermi contro vento. Poi comincia l'achievement, la fortuna rubati.